giornata, è un giorno importante, 25esimo anniversario, insomma, una ricorrenza che sottolinea l'impegno degli uomini verso il mare e verso la città. Sì, da un lato la cifra 25 ricorda la giovinezza, quindi un 25enne, compartimento marittimo di Pesaro, che segna un po' simbolicamente l'energia e lo spirito giovanile con cui si affronta la quotidiana attività in mare e sulla costa, e dall'altro la maturità di un rapporto istituzionale a livello territoriale dell'allora ufficio marittimo di Pesaro, poi elevato appunto 25 anni fa al rango di compartimento marittimo e quindi provinciale. Un impegno costante, lotta all'abusivismo, un impegno sul territorio, all'ecologia, sono tanti fronti sui quali lei e i suoi uomini sono impegnati quotidianamente. Sì, è una trasversalità di funzioni che caratterizza quella che è una dipendenza funzionale da tre ministeri: infrastrutture e trasporti, Ministero dell'Ambiente e delle politiche agricole. Attività trasversali, dicevo, amministrative, di polizia, operative e di sicurezza, legate all'uso civile e produttivo del mare e della costa. Al di là della giornata celebrativa, che significato interiore, intrinseco ha per lei, per i suoi uomini, ricorrenze come questa, giornate come questa? Beh, come nei rapporti familiari, il 25esimo per un rapporto di coppia, un po' anche il ritrovarsi insieme in un ambiente familiare. E questa grande famiglia è il corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, qui rappresentata dai vari comandanti territoriali che si sono succeduti, ammiragli e comandanti in servizio o in congedo, che hanno dato e danno tuttora lustro al nostro corpo, e di questo siamo contenti. Grazie.